Ogni anno Subiano apre il suo centro storico all'ospitalità attraverso un grande prodotto come appunto il vino. Sì, questi luoghi sono luoghi dove l'accoglienza è fondamentale, perché gli agriturismi stanno prendendo tantissimo campo, perché il turismo come si pensava negli anni 60 e anni 70 non esiste più, non c'è quel grandissimo turismo di massa, però ci sono dei piccoli borghi come Subiano o qui nei dintorni, dei luoghi molto carini che sono ben accetti, ben visti, si vede dei turisti che anche negli anni successivi ritornano. Abbiamo una buona cucina, abbiamo dei buoni posti per dormire, la gente ritorna, è anche carino. Io torno a ripetere, invito a vedere questi luoghi, sono bellissimi. Ora le faccio un'altra di domande. Vai. Abbiamo naturalmente un'opportunità, questa sera il vino, le terre di Arezzo sono presenti con delle ottime etichette, però Subiano può esportare il suo nome grazie naturalmente anche ad una qualità del vino, cioè quello naturalmente di Rancole, di Poggio Tondo, quindi vuol dire che comunque anche la presenza agricola, la presenza così vitivinicola nel nostro territorio, come sto pensando anche all'associazione del vino Terre di Arezzo che è presente anche in un circuito qui, credo che sia importante. Ricordiamoci, siamo in Italia, siamo in Toscana, siamo zona d'Arezzo, perciò la produzione del vino è veramente importante. Sta prendendo tantissimo campo anche nella zona qui di Subiano, come hai detto te, le Rancoli, ci sono delle buone cantine, e perciò questo mi fa molto piacere che hanno partecipato a questa serata, perché il vino secondo me è di ottima qualità, perciò sicuramente avremo anche un bel salto. Ovviamente favorire, pubblicizzare anche l'agricoltura è importante, perché in questo periodo qui, in questo momento contingente storico, non esiste la panacea, se va tutti lì, esistono tante piccole realtà che queste portano avanti la nostra economia, perciò io come amministrazione, io come sindaco voglio favorire, cerco di fare, creare queste iniziative qui per portare gente che venga a incrementare queste attività, questo è secondo me fondamentale, e Terre di Vino d'Arezzo ovviamente ci aiuta, perché un marchio, un logo è veramente importante per attirare le persone. E i sommelier dell'AIS in un altro angolo di Subiano, in questo caso siamo in Piazza del Mulino, la piazzetta che poi conduce proprio al mulino, quindi da un punto di vista storico molto importante e interessante. Qui c'era la casa di una famiglia storica di Subiano, la famiglia Ducci, e abbiamo qui i sommelier dell'AIS che stanno servendo. Che cosa serviamo? Vedo la signora ha scelto Buccia Nera. Buccia Nera, esatto. Che vino è? Sangiovese con Merlot, rimane molto vegetale in bocca e anche al naso, più ruvidino diciamo. Noi abbiamo San Fabiano, che è Sangiovese con Syrah, che è più morbido, più fruttato al naso e anche in bocca, più morbidino, si comporta in modo diverso. Sono gusti diversi, ovviamente le persone poi scelgono anche quello in base ai gusti personali ovviamente. Dal profumo sembra molto buono. Quindi è un buon bouquet. Ora sentiamo, naturalmente siamo con Buccia Nera, un'altra azienda del territorio. Mi sembra ottimo. Allora, lei che cosa ha assaggiato qui dai nostri amici? No, giù ho assaggiato San Fabiano. Bene. Poi ho assaggiato Scannagallo. Perché vedo, cioè io assaggio, a me piace tutti i vini abbastanza corposi. Perfetto, da dove vieni? Da Reggello, a Firenze. Benissimo, che ne pensa di questo paesino? Io è la prima volta, a me mi sembra un'ottima impressione. L'importanza è data da coloro che ci abitano in questi borghi, no? Scusa, perché noi diciamo facciamo tante cose. È l'anima del paese. È l'anima del paese. E quindi te ci sei sempre stato. Ma quanti ne ha? Uno, due, tre. Sì. Ma quanto hai bevuto stasera? Scusa. Sono queste vecchie, ci sono altre quattro da su. Oh, senti una cosa. Ma secondo te ti piace quando si rianima questo borgo, questo centro storico? Sì. Ora si attacca ora sull'inverno, morto. Qui è tutto morto, il vento ci porta via. Invece d'estate è bello. Sì. Quanti anni sono che stai qua? Da 56. E poi una volta l'anno facevano la cena in piazza, tutti insieme. Era proprio un insieme. Una famiglia. Sì, se volevano bene. Un'accoppiata vincente direi, perché qui abbiamo l'MTB Race, come vedete, insieme alle signore del gruppo del Chiaveretto, è giusto? Sì, sì, sì. Ma l'hai messo a pedalare? E ora cerco, se vogliono entrare. Perfetto, ma sai, pedalare ha tanti significati, a lavorare anche, o sbaglio? Com'è questo prosciuttino e questo salamino? Buono. Gli
insomma, la terra di Subiano per quanto riguarda gli allevamenti non è sicuramente seconda a nessuno. Qui sta arrivando addirittura un signore con un sigaro. Qui dobbiamo abbinare il gusto del sigaro, il piacere di un formaggio e anche naturalmente la pera. Allora, quando si degustano i cibi e vino non si fuma, specialmente il sigaro. Il sigaro che dà... toglie il sapore a tutto? A tutto, non si sente più né i profumi né i sapori del cibo e del vino. È la cosa più potente del mondo. Allora comunque che cosa possiamo consigliargli? Allora, hai già un'idea che vorresti? Allora sentiamolo, vai! Sono tutti rossi di corpo, abbiamo il Sirac di Cortona di Dionisi, il Castagnino che tutti conosciamo, è un 2014 giovane, gli altri due sono il San Fabiano, sempre della tenuta San Fabiano, che è un sangiovese 95% con un 5% di Syrah, e poi abbiamo il Piocaia, che è un sangiovese 100%. Io ho provato prima ad abbinare il cibo a tutti questi tre vini, cioè il formaggio, ho abbinato solo il formaggio. Ecco, che cosa mi dice? E devo dire che non mi hanno tanto coperto, era abbastanza armonico, si risentiva il formaggio. Allora l'ho provato con del miele di acacia e di castagno, la bocca era pulita. Quindi l'abbinamento perfetto, formaggio con tutti e tre vini, però miele, castagno o acacia. Parliamo di musica, certo. Della Filarmonica Giuseppe Verdi di Subiano. Certo. Che naturalmente si abbina bene con un buon formaggio e una pera. Questo perché? Perché la musica è come il cibo, una tira l'altra, è vero, le note? Quello sì, anzi. Uno mangia bene se c'è accompagnamento buono. È vero. Quindi grazie naturalmente per la partecipazione il nostro Caneschi, presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi di Subiano. Ma vedete, l'importanza sono loro, guardate, i grandi musicisti! Non gli fate sapere quanto è buono il cacio con le pere. È vero, chiari come oggi, massime che contano. Loro sono della Proloco Catenaia di Catenaia. Hanno finito la loro festa. Oh, ce l'ha nel cuore. Ma che c'hai, la Catenaria? Perché da dove viene Catenaia? Da Catenaia dove viene? Dalla catena di Monti. Dalla catena di Monti. Che... Pensate. Però c'hanno qualcosa anche con la giostra del Saracino, perché una delle casate della giostra del Saracino... sono i Grinti di Catenaia. Ora, già è la tua idea, Edoardo, oppure ti lasci consigliare dal nostro sommelier Delai? Mi faccio consigliare, anche se ero più pronunzirà. Allora consiglierei di partire con lo Smeriglio e poi dopo assaggiare una riserva. Dici qualcosa sullo Smeriglio. Lo Smeriglio, siamo a Cortona, l'azienda di Baracchi, è un 2012 con 14 gradi ed è un vino di che questo Syrah che ha questo sentore di speziatura e tostatura molto interessante in questa zona. Ma tu cacci il cinghiale? O t'hanno naturalmente preso per questa occasione? Lei è la nostra canaia. Lei è quella che prende, che naturalmente cura i cani, credo che sia un po' così o no? Faccio la segretaria della squadra, caccia. Ma come vanno questi ragazzi? Bravi, sono bravi. Si comportano bene? Ma molto meglio che a casa, direi. Sono più bravi a caccia, sì. Cinghiale si è pestato noi, però l'ha cucinato la Proloco. Com'è cucinato? Sono cavata bene o no? Sì, sono cavata benissimo. In quanti siete? A caccia cinghiale, qui che si è preparato quattro squadre. Poggio d'Acona, i lupi dell'Alpe lì che cacciano lì a Castello di Valenzano e la squadra della Piaggia di là. Quattro squadre del cinghiale. In tutti una media di 200 persone, 250 persone a caccia cinghiale. Lorenzo Michelini, un grande cultore, un grande recupero della nostra musica popolare, questo credo che sia importante. Speriamo, sì. Il recupero della tradizione, noi a Subiano veniamo da diversi anni a presentare questi che sono gli scavi archeologici della nostra canzone, ma che insomma non so male, va bene, quindi sei diventata oltre giornalista un'archeologa, complimenti, io sono lo scavatore, ho lo scalpellino.
e cerchiamo le canzoni della tradizione toscana, ma anche oltre, come canzoni toscane o di altre regioni, perché si sta allargando il giro anche di altre località della nostra Italia, dove si praticano una canzone popolare in tutta Italia, ma in particolare nella Toscana, come tu ben sai, il canto improvvisazione dell'ottava rima è una cosa proprio nostra, e che i nostri pecorai che passavano di qui per andare in Maremma, pagare il pedaggio a Paganico, in quel caso è a Siena, è Monte dei Paschi, e Monte dei Paschi cresce, poi a un certo punto gli è crollato. Fior piccolino, con il bicchiere bene andarci piano, con il bicchiere bene andarci piano, anche se sembra buono a me quel vino. Alzo la rosa e lascio stare la maglia, e mentre Lorenzo Michelini ci intrattiene con questa grande cultura della canzone popolare, trova una grande associazione culturale sportiva, l'AXI. Grande Franco Croci e grande naturalmente Luciano Tozzi. Parto dal più piccolo, per cui lui è Arezzo. Allora, un'associazione che è culturale e sportiva, ma un'associazione che porta avanti veramente un bel percorso territoriale. Noi sicuramente, noi siamo presenti praticamente nel territorio di tutta la provincia, con manifestazioni culturali, ma anche sportive. Anche sabato saremo qui a Subiano con uno stand, quindi cercare nel nostro lavoro, che è la promozione sia della cultura che dello sport, insomma. Allora, una promozione a livello toscano, sempre saputo da Franco Croci che comunque ci sono veramente tantissime associazioni di alto valore, da quelle che sono in questo caso momenti musicali e di recupero come la tradizione popolare, a quello che è il teatro anche popolare, a quello che è poi naturalmente anche legato all'editoria, legato anche alla poesia, vorrei ricordarlo che è importante, ma anche, come diceva Luciano, lo sport. Quanti siamo? Mi fregio di essere anch'io, cioè io, non Stefanella Baglioni, ma Associazione Culturale 102, in questo caso anche Subiano TV, giusto? Certo, lo sappiamo, e per noi è un vanto avervi associati, perché serve avere un'associazione come 102 per farsi spazio, per farsi largo. Infatti il nostro motto è non andare mai a cercare nessuno, aspettare chi viene, siamo anche troppo grandi, detto fra noi, e in Toscana francamente siamo grandissimi. Poi del resto sono io presidente regionale, non poteva che essere così, no? Uno dei programmi più interessanti che con Luciano anche abbiamo fatto insieme a Franco Croce è stato quello di andare a visitare una bellissima cantina, che è quella naturalmente del Conte Baldovinetti, e che oggi è presente qui con dei grandi vini, tra l'altro. E quindi grazie a Franco io sono entrata tra proprio i meandri delle grandissime botti, no? Se ti ricordi si partì da Anzedogna, no? Per arrivare alla cantina di San Fabiano. Comunque San Fabiano ha veramente due vini importantissimi, molto buoni, assaggiateli perché vale la pena. Salutiamo l'AXI, ma a questo punto andiamo avanti e incontriamo anche il comandante della Polizia Municipale Gianni Bigliazzi, perché la Polizia Municipale è affidata anche la promozione agricola. Sì, ha detto bene, il mio ufficio si è fatto carico, i miei collaboratori sono fatto carico di organizzare questa manifestazione che assume un'importanza fondamentale per Subiano e per la provincia retina. Noi siamo rimasti anche come vini nelle produzioni locali proprio per avere quel ruolo trainante sia per l'economia sia per la conoscenza delle nostre terre, che sono terre bellissime. Abbiamo anche le cantine qui di Subiano, quindi speriamo di aver fatto, sembra, un bel lavoro, perché la gente ha risposto. Siamo arrivati al termine di questo percorso, siamo nell'alto della Torre Longobarda, così a guardare Subiano, che intanto continua il divertimento, il piacere. Insieme a me ho ritrovato Davide Faltoni. Insomma, in fin dei conti, in questa notte di Borghi Divino, con la luna che sta lassù, questa Torre Longobarda, dai, è una serata piacevole, vissuta. A
due passi dalla città, se vogliamo, non è neanche tanto lontana. No, è veramente un bene, anche questo un oggetto di grande valore, che speriamo ci sia una volontà di utilizzarla in maniera diversa, più intensiva, e farla fruire a tutti. Poi invece abbiamo un po' colui che rappresenta, se vogliamo dire, attraverso la sua famiglia, l'archeologia industriale, no? No, non sto scherzando, perché subito, prima della guerra, facevano le biciclette i tuoi nonni, bisnonni, non lo so. Sì, stavo facendo vedere a Davide prima dove è nata la nostra azienda, che è proprio qui sotto praticamente, in via Arcipretura, esatto. Sì, ormai sono tanti anni che siamo in attività, e comunque è bene che il paese continui a vivere come questa sera, speriamo che serva a rilanciare sempre in continuazione il buon nome di Subbiano e dei subbianesi, che si stanno dando da fare per mantenere vivo il paese. Bellissimo, lui è Giulio Gattelli, rappresenta la Locatelli, naturalmente quest'anno ha ricevuto anche il premio Fedeltà dalla Camera di Commercio. Questo è molto bello, perché come vedete, insomma, tutti quanti ci ritroviamo a vivere un po' questa serata molto bella. La musica qui è la musica degli anni 2015-2016, è tutto un altro genere, però dall'altra parte c'è la musica popolare, che è quella che ci ricorda addirittura l'ottava rima, forse quando dalle campagne veramente ci si passava e tramandava le storie, no? Allora c'erano i cantastorie, in effetti, per la storia, però ci sono anche i nostri palazzi che ce la ricordano. Cerchiamo di scoprirli, magari uno ad uno, e di ridarli anche alla nostra gente, alla nostra popolazione. Grazie, buonanotte a tutti.